potremmo partire ufficialmente a questo punto. Continua, ok. Allora, direi che possiamo augurare il buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno alle nostre quattro relatrici, buongiorno Anna Cragnolini che gestirà l'incontro e buongiorno a tutti i ragazzi e ragazze che sono collegati da casa, ahimè, e anche ai loro insegnanti. Sono Daniela Morgante, la persona con cui vi scrivete, lo dico agli insegnanti. E lascio subito la parola perché il tempo passa velocemente, abbiamo un'ora scarsa, alla dottoressa Anna Cragnolini, che per conto della Camera di Commercio oggi gestirà questo incontro. Anna Cragnolini è un'esperta in orientamento ed è il presidente della Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Udine. E quindi proprio per queste due importanti caratteristiche, e oltre perché insomma è un'amica della Camera di Commercio con cui abbiamo fatto tante cose belle, è stata coinvolta in questa iniziativa. Per cui lascio subito la parola a Anna Cragnolini. Buongiorno, buongiorno, grazie Daniela, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. E oggi ho il facoltoso, difficile compito di trascinarvi verso un'ora di entusiasmanti risposte ad un titolo piuttosto ambizioso, Le donne, la matematica, gli stereotipi. Con quattro testimoni privilegiate che vi presenterò di volta in volta e a cui farò delle domande, ripercorrendo la loro vita personale e professionale. Inizierei subito, a lucro di tempo, con Oriana Mansutti. Ve la presento. Oriana lavora all'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Segue la gestione del segmento di terra scientifico di una missione dell'Agenzia Spaziale Europea, denominata Euclid. Oriana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Inizio, Oriana, subito con la prima domanda. Lei ci dice: mi è venuta alla memoria una domanda che mi veniva spesso rivolta durante i miei studi universitari del corso di laurea in matematica. Che era? Allora vuoi fare l'insegnante di matematica nelle scuole? Si è fatta una domanda, ci racconta la risposta che si è data? Più che darmi una risposta io stessa, è stata, diciamo, la vita, le occasioni della mia vita a rispondere a questa domanda. Infatti io durante la mia vita, ormai ho un po' di anni di lavoro alle spalle, ho insegnato per circa un anno e mezzo in realtà, non moltissimo. Le esperienze della mia vita più importanti, dal punto di vista lavorativo più importanti, non sono state nel campo dell'insegnamento. Ho avuto moltissime altre occasioni che ho potuto cogliere. Le più importanti sono, beh, quella di cui, con cui mi ha presentato il lavoro che attualmente faccio da circa 10 anni per l'Istituto Nazionale di Astrofisica, dove sono ricercatore tecnologo e mi occupo appunto, come lei ha detto, di questa missione dell'Agenzia Spaziale Europea. E prima, un'attività che ho cominciato durante il dottorato di ricerca, che si è concretizzata con la costituzione di una impresa, una società di informatica a Udine che si chiama Datamind SRL, che è stata costituita attraverso l'incubatore di Friuli Innovazione, incubatore di impresa di Friuli Innovazione, e che si occupa di estrazione di conoscenze e di informazione da immagini, sia in ambito medico che in ambito industriale, per la qualità dell'immagine o la sicurezza. Quindi queste sono state, diciamo, le due attività più importanti che hanno occupato molto più tempo della mia vita rispetto all'insegnamento. Quindi il fatto che di vedere lo studio della matematica come finalizzato all'insegnamento della matematica in realtà mostra due stereotipi, soprattutto, diciamo, anche riguardo alle donne, al fatto che una donna si iscriva a un corso di laurea in matematica. Due stereotipi che riguardano questo tipo di studi. Lo stereotipo che studiando matematica si possa solo finire ad insegnare, cosa che insomma è vera per tutti i corsi di studio, non solo per la matematica, e che le donne che studiano matematica siano particolarmente, diciamo così, lo facciano proprio perché prevedono l'attività dell'insegnamento come un'attività lavorativa particolarmente adatta insomma, al loro genere.
Diciamo, questo secondo stereotipo io nella mia vita non l'ho vissuto perché durante la mia carriera scolastica ho avuto insegnanti di materie di matematica e di materie scientifiche, quasi tutti maschi, quindi per me, diciamo, non ho avuto modo di coltivare questo stereotipo. Oriana, a questo proposito e ripercorrendo il suo percorso scolastico, le chiedo cosa significa fare un dottorato di ricerca in astrofisica delle particelle? Qual è l'esperienza che è stata più preziosa nella sua formazione? Allora, il dottorato in generale, il dottorato di ricerca, è un percorso di studi che è poco conosciuto, è un percorso di studi di 3 anni che segue la laurea magistrale e per dare un'idea delle proporzioni, diciamo, i posti disponibili, è un percorso a numero chiuso, i posti disponibili sono un decimo o meno dei posti del numero di studenti che si iscrivono di solito ai corsi di laurea. Quindi riguarda un numero abbastanza piccolo di persone. È un percorso di studi dicevo, di 3 anni. I primi anni diciamo, si approfondisce lo studio dell'ambito in cui si vuole fare ricerca e seguendo dei corsi di studio, si chiamano scuole di dottorato che vengono fatte un po' in tutto il mondo e ognuno si cerca la scuola relativa all'ambito in cui vuole poi fare ricerca, e la parte finale diciamo, occupata dalla scrittura della propria tesi di dottorato e l'estrazione di articoli scientifici poi da pubblicare su riviste scientifiche riguardando il tema diciamo così, e le innovazioni che vengono prodotte dal dottorando. L'astrofisica delle particelle è una parte della fisica che si occupa di studiare, diciamo così, le particelle subnucleari, diciamo, di dimensioni quindi molto piccole, che non vengono prodotte negli acceleratori di particelle. Molti di voi avranno sentito parlare magari del CERN di Ginevra o del Fermilab, sono dei grandissimi acceleratori di particelle, ma le stesse particelle prodotte in ambienti astrofisici, quindi in sorgenti astronomiche poste nel nostro sistema solare oppure nella nostra galassia o al di fuori della nostra galassia, in quanto in questi, diciamo così, acceleratori di particelle astronomici è possibile raggiungere energie che con i nostri limiti non potremo mai raggiungere, quindi è complementare, diciamo, alla fisica nucleare. E quindi sono due cose molto particolari di cui che è difficile conoscere se non se ne ha un'occasione diretta durante il proprio, diciamo così, percorso di studi. E noi la ringraziamo, Oriana, perché la sua presenza qui oggi ci permette di scoprire nuove cose, di diventare sempre più curiose e curiosi. Posso farle l'ultima domanda? Rispetto alla sua vita personale e professionale, lei dice: le donne che come lei amano la matematica, come vuole lasciarci su questo argomento delle donne che amano la matematica? Allora, la matematica che viene studiata, diciamo, a livelli post-scolastici è molto diversa da quella che ci viene presentata durante le scuole. Diciamo, se voi pensate di voler avere a che fare con i numeri, allora non studiate matematica, perché a quel livello la parte più importante della matematica riguarda il linguaggio, la definizione precisa di enti matematici e la derivazione precisa delle loro proprietà. Quindi ha a che fare con l'utilizzo preciso del linguaggio e delle idee. Dovendo sviluppare idee nuove, una parte fondamentale delle nostre facoltà, diciamo così, che viene usata nella matematica è, sorprendentemente, forse la fantasia. Perché mentre tutte le altre scienze naturali si occupano di studiare la realtà, cose che esistono nella realtà, la matematica si occupa di studiare la verità, cioè tutto quello che può essere, che può esistere e che è vero a prescindere dal fatto che questo sia reale o no. Quindi bisogna immaginarsi enti diciamo, e mondi, sintetizzando la parola mondi, quindi tutte le relazioni che ci sono tra gli enti, che non esistono o possono esistere o non esistere nella realtà. Quindi amare la matematica significa principalmente amare la verità e la fantasia.
Oriana, grazie, credo, io mi sono emozionata ascoltandola perché ci ha raccontato un mondo che sembra tanto diverso da quello a cui siamo abituate. Quindi credo che sia molto di stimolo anche a chi ci sta ascoltando una riflessione su i diversi percorsi dove si può arrivare e anche e soprattutto come interpretare le diverse materie in una maniera nuova e probabilmente mi sentite? Sì. Ah, perché ho avuto un attimo in cui pensavo di avervi perse. Quindi ancora grazie Oriana. Grazie. Per i saluti alla fine passerei adesso a presentarvi la seconda testimone privilegiata, si chiama Samantha Candoni, gestisce un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi a Tolmezzo. Buongiorno Samantha. Buongiorno, buongiorno a tutti. Samantha, inizierei con la prima domanda. L'intuizione di dedicarsi al settore ambientale. Quanto è importante capire e comprendere dove andare, anche se può sembrare un settore dove le donne sono sottorappresentate? Beh, innanzitutto mi viene da pensare che quando si decide che percorso intraprendere non bisogna farsi condizionare da niente, no? Quindi non pensare al settore, ma avere sempre in mente cosa si vuole raggiungere. Non è sempre detto che quando si intraprende un percorso si sappia già dall'inizio che è quello giusto, no? Però se comunque si pensa di aver sbagliato, si sbaglia, questo non è necessariamente inutile, no? Ma serve per definire sempre meglio, indirizzarci sempre meglio verso quello che vogliamo ottenere. Quando ho deciso di dedicarmi al settore ambientale è stato perché ho visto un'opportunità dove tutti vedevano un problema, no? Che è quello della gestione dei rifiuti. E quindi ho cominciato a dedicarmi a questo settore. E sinceramente non mi sono mai posta il problema che fosse un ambiente di uomini, no? Soprattutto pensando al campo dove poi mi sono indirizzata, che è quello dell'edilizia, visto che produce il 70% dei rifiuti. Io avevo in mente un obiettivo, che era quello di dare un servizio al mio territorio, e ho solo pensato a raggiungerlo senza pormi troppi problemi sulla presenza o meno femminile. Certo, all'inizio è stato un po' un salto nel buio, perché comunque nel mio territorio mancava completamente questo genere di attività e quindi il dubbio era se poi effettivamente le imprese nella zona mi avrebbero seguito, no? Però comunque l'ho fatto anche per necessità, perché comunque c'era la crisi dell'edilizia e ci si doveva inventare qualcosa per riuscire a sopravvivere e a tenere in vita la mia impresa. Però diciamo, avevo la consapevolezza che comunque il settore mi avrebbe dato delle soddisfazioni, perché nel corso della mia vita, delle mie esperienze, ho capito che quando nel mondo si comincia con una storia, in questo caso che è quella ambientale, non si ritorna mai indietro. Cioè, se si comincia a parlare di riciclo, di riuso, di risparmio, se il mondo comincia a intraprendere questa strada, non si ritorna mai indietro. No, e quindi ho capito che valeva la pena puntare, perché sapevo che prima o poi tutti avremmo dovuto intraprendere questa strada, questo percorso. E quindi mi sono lanciata. Samantha, grazie, perché in realtà lei ha aperto nuovi scenari su tutta la tematica dell'ambiente, che è un po' quello che riguarda e che riguarderà il nostro futuro. Volevo chiederle anche, in un tratto della sua storia ci racconta un progetto di cui vado molto fiera perché è la mia creatura e nasce a Tolmezzo. Quanto è importante guardarsi attorno nel proprio ambiente per cercare il lavoro che piace?
Quando mi hai fatto questa domanda, ci ho riflettuto parecchio perché è difficile veramente capire, soprattutto quando si è giovani, quando si hanno 15, 16, 17 anni, è difficile capire che cosa si vuole fare da grandi. Qualcuno magari ha la fortuna di arrivarci subito, qualcun altro invece ha bisogno di provare, tentare per capire che cosa vuol fare. Quindi le strade diciamo sono due, no? O sai già il lavoro che vuoi fare e quindi cerchi di portarlo nel tuo ambiente, nel tuo territorio, a casa tua, oppure guardi dove vivi e cerchi di sfruttare un po' la sensibilità, no? Che si ha per capire di cosa si ha bisogno, ascoltando magari la gente, guardandosi attorno. Pensando a quello che manca, a quello che si può migliorare, no? E poi cominci, no? Io partengo al secondo caso, cioè io non sapevo che cosa volevo fare da grande, diciamo che è stata la vita a portarmi, no? Su questo cammino, perché comunque ho scelto di continuare con l'impresa della mia famiglia, che è nata nel campo dell'edilizia, non nel settore ambientale. No, quindi quando dico che è una mia creatura è perché sono io, diciamo, che l'ho portata verso questo settore. Ho visto che cosa mancava, ascoltando, le microimprese della zona e così ho deciso che dovevo aiutarle perché comunque avevano bisogno, anche se erano piccole, di essere seguite, di essere aiutate nella gestione di questi, sì, dei loro rifiuti, no, che producevano, perché comunque non sapevano come fare, come organizzarsi. E allora ho deciso di partire, insomma. Beh, Samantha, è un grandissimo e bellissimo percorso. Dove ricorre, e mi piace ricordarlo, lei dice anche l'opportunità dello sbaglio, dell'errore, perché lo sbaglio e l'errore, qualche volta, mi permetto di sottolinearlo, aiutano a crescere, e anche la possibilità di vedere opportunità laddove altri vedono problemi, aiuta a crescere e a sviluppare nuove idee. Lei scrive, raccontando della sua vita, non sentirsi mai inadatte. Come si supera la paura di sentirsi inadatte? Anche questo, per arrivare a questo, mi ci sono voluti parecchi anni di sbagli e anche, tra virgolette, un po' di umiliazioni, se vogliamo, perché comunque fa parte di un mondo al 90% maschile, non è facile. Nel mio caso, mi ha aiutato moltissimo la determinazione, perché comunque a un certo punto è quella, no, che entra in gioco, un qualcosa che è dentro e dici devo comunque dimostrare che posso. Ed è la cosa che ti aiuta quando vivi delle giornate, dei periodi, dei momenti che non, dove non funziona niente, no? E quindi la determinazione che ti fa continuare. E poi mi ha aiutato molto sicuramente la preparazione. Perché quando conosci bene l'argomento non hai paura di metterti in discussione e quindi ho frequentato una marea di seminari online. Poi, visto la problematica del Covid, mi è andata bene perché ho frequentato seminari in quasi tutte le camere di commercio dell'Italia, no? Poi sì, ho studiato, ho comprato libri, ho rotto le scatole a tecnici, chiedendo e richiedendo sempre le stesse cose, perché comunque quando ti senti preparata non hai paura, insomma. E poi comunque serve anche il coraggio, no? Perché si ha sempre paura quando si intraprendono strade nuove, percorsi nuovi, ambienti nuovi. Hai sempre quella paura, però devi essere convinta e buttarti, no? Per metterti alla prova e vedere se sei in grado, se riesci a mettere in pratica quello che hai imparato. Quindi non è che c'è una ricetta, diciamo, bisogna solo essere convinti e non lasciare che sia la paura a decidere. E poi sicuramente i rimpianti sono una brutta cosa,
è sempre meglio tentare, rinunciare o sbagliare piuttosto che rimanere nel dubbio se avessi provato, chissà come sarebbe andata. No, vale sempre la pena di tentare. Samantha, grazie per tutti gli stimoli e anche per averci detto che non c'è una ricetta, così ognuno inventerà la propria per poter crescere e sviluppare le proprie potenzialità. Ancora grazie a Samantha e passerei a presentarvi la terza testimone. Lei si chiama Romina Romano, è diplomata in meccanica, meccatronica ed energia all'Istituto Malignani di Udine. E poi il grande salto, ma il resto ce lo racconterà lei. Buongiorno Romina. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, io praticamente dopo essermi diplomata ho deciso che volevo fare l'università e il mio sogno era quello di fare ingegneria meccanica, perché da sempre mi è interessato l'ambito dell'automotive, comunque anche solo della tecnologia, che già alle superiori avevo visto che era un ambito molto particolare che mi motivava molto. Da qui ho deciso poi di trasferirmi a Modena per fare appunto l'università e dopodiché ho avuto l'opportunità di frequentare dei corsi formativi alla fine dei quali sono stata poi assunta in un'azienda che è uno studio ingegneristico che collabora con diverse realtà del settore automotive e della Motor Valley. Quindi ho avuto occasione, diciamo, di essere a contatto con alcune aziende molto importanti, molto rinomate, prestigiose, e diciamo che pian piano il sogno si sta realizzando. Infatti, Romina, ci tenevo molto a parlare di questo. Lei ha associato nella sua vita il lavoro con lo studio per raggiungere il suo sogno. Cosa significa e come si può lavorare studiando? Allora, diciamo che le difficoltà non sono poche, perché comunque il tempo che ti si occupa lavorando non si può occupare studiando, ovviamente. Quindi bisogna essere molto abili nell'organizzazione dei tempi e nel gestire comunque, ad esempio nel mio caso, gli esami universitari con le scadenze lavoro e quant'altro. Però a me ha dato una marcia in più, diciamo, ha aumentato, diciamo, la mia motivazione nello studio, perché facendo un lavoro che poi è quello che voglio fare per tutta la vita, almeno spero, mi ha fatto toccare con mano tutto quello che ho messo in pratica durante i miei studi, e il vantaggio è che sto studiando da un lato all'università, dall'altro lato sto sia applicando sia aumentando le mie conoscenze al lavoro. Quindi è un continuo bagaglio di conoscenze che continua a crescere, e oltretutto mi ha permesso anche di capire che la strada che ho intrapreso, che magari può sembrare un po' strana, un po' insolita, è quella che veramente sento giusta per me. Perché magari quando una persona, cioè anche alle superiori, a me è capitato, ho iniziato con il liceo e poi mi sono spostata a fare meccatronica perché sentivo che non era ciò che faceva per me. Lavorare aiuta anche per questo spesso, perché comunque eviti anche di arrivare alla fine del percorso di studi e renderti conto che quando inizi a lavorare magari non è ciò che ti immaginavi. Si è sempre in tempo, insomma, per cambiare. Quello che lei ci dice, Romina, è importantissimo e mi piace sottolinearlo. Il fatto di poter toccare veramente con mano quale sarà il nostro mestiere di domani ci aiuta anche a ritirare le nostre scelte e anche a confermarle rispetto al futuro. Le farei un'altra domanda. Sentire di aver intrapreso una strada diversa da quello che spesso si immagina per una ragazza, quanto contano assertività e resilienza? Allora, diciamo che le difficoltà principali
che all'inizio si devono affrontare sono il classico stereotipo della ragazza che prende una strada un po' strana, un po' diversa dal solito, che sceglie un settore prevalentemente maschile in cui la presenza femminile non è molto alta. E la resilienza diciamo che è fondamentale e accanto alla resilienza c'è anche la determinazione. Non sempre tutto ciò che vorremmo fare, tutto ciò che immaginiamo va esattamente così, a partire dalle prime volte in cui ad esempio ho mandato i curriculum per delle candidature delle aziende in cui cercavano del personale per le macchine a controllo numerico e non ricevevo risposta, quindi mi iniziavo magari anche a chiedere, ma forse non è proprio il mio ambito, forse è un po' più, dovrei cercare qualcosa di più femminile per quello che si immagina. Invece, diciamo, ho tenuto duro, perché la resilienza è questo, la resilienza è nonostante qualcosa vada storto, non sempre tutto va come vorremmo, ho continuato a cercare, a mandare curriculum e alla fine ce l'ho fatta. Diciamo che bisogna, essendo comunque anche io giovane ed essendo le prime volte in cui mi inserivo nel mondo lavorativo, bisogna comunque dimostrare molto e far capire alle persone che anche se magari sei una ragazza giovane o che non hai molta esperienza, ce la puoi fare lo stesso. Perché le occasioni bisogna anche un po' crearsele, se non ci provi e non fallisci anche, perché non sempre tutto va benissimo. Diciamo che bisogna provarci, perché se non ci provi non puoi sapere come va. Poi bisogna tenere duro se tutto va male, insomma. Però alla fine si arriva, almeno io ce l'ho fatta. Mi piace molto questo incipit, io ce l'ho fatta. Brava, brava Romina. Perché in effetti è vero, alcune volte inviando la propria candidatura, il proprio curriculum, a quello che immaginiamo essere il nostro posto più desiderato, quello che vorremmo fare, non abbiamo sempre delle risposte. Ma questo non deve scoraggiarci e anzi deve essere una leva per continuare, insistere e andare verso la nostra meta. Farei a Romina l'ultima domanda. Romina lavora con un gruppo composto solo da ragazzi. Quali altre competenze ha sentito sue in questa particolare situazione di lavorare assieme ad un gruppo prettamente maschile? O consigli che ci vuoi dare? No, parto dicendo comunque che anche alle superiori ero l'unica femmina in classe e già lì comunque non mi sono mai sentita fuori posto, diciamo, mi sono sempre sentita a mio agio. E lavorare in un gruppo composto da soli ragazzi, diciamo che inizialmente è un po' ci si sente un pochino osservati, diciamo, ci si sente tipo come il pulcino chiaro in mezzo a tutti gli altri pulcini più scuri, un pochino ti senti diverso. Però diciamo che sono riuscita ad entrare in empatia con il gruppo di lavoro, diciamo, quasi subito. Il fatto è che la difficoltà, diciamo, iniziale è stata quella di far capire a tutti che io sono una persona normalissima, cioè se dico scappa la parolaccia o quant'altro, cioè devono stare tranquilli. Mi sono sentita molto premiata, diciamo, per il fatto che una caratteristica che magari noi ragazzi abbiamo di più è la puntualità, l'essere meticolose su molti aspetti anche lavorativi, che nel mio lavoro è molto richiesto. E l'aspetto è ciò che riguarda la precisione e la puntualità è un mio punto di forza, diciamo, che all'interno di questo gruppo è stato molto molto premiato. Poi comunque deve essere nelle proprie corde il fatto di essere predisposti a lavorare in un team, a prescindere che sia composto magari soltanto da ragazzi o che
ci siano sia ragazze, uomini e donne. Il mio consiglio è quello di cercare di non essere inizialmente troppo esagerati, cercare di introdursi, diciamo, in questo lavoro forzatamente, perché poi dopo ci sono molte dinamiche che pian piano si creano, anche il fatto di aiutarsi, di chiedersi dei consigli. Sono tutte cose che inizialmente magari possono un po' spaventare, però pian piano col tempo ci sono molte dinamiche che si livellano, diciamo, da sole, e adesso sono molto contenta perché comunque mi sono inserita in pochissimo tempo. E diciamo che è un gruppo di lavoro molto giovane, mi interfaccio anche con persone esterne all'azienda, e che mi hanno sempre trattata molto bene, ma non per il fatto che sono una ragazza, perché l'importante è che venga premiato soprattutto il fatto che una persona, a prescindere da ragazza o ragazzo, abbia voglia di fare, abbia determinazione, sia precisa, puntuale, e sia determinata, insomma, non tanto, non viene molto visto, diciamo, l'aspetto che sei una ragazza o meno, questo è quanto. Romina, tengo a sottolineare una cosa che lei ha detto, che non si è mai sentita fuori posto. La sottolineo perché nel percorso che stiamo facendo insieme mi sembra una frase da tenere sempre a mente, giocare molto sui nostri punti di forza e non sentirsi mai fuori posto aiuta sia individualmente sia in un contesto di gruppo dove c'è uno scambio di idee, dove comunque ognuno deve essere libero di portare il proprio pensiero e di darne valore. Per cui ringrazio davvero tanto anche Romina per questo intervento e poi lasceremo spazio magari alla fine del percorso per delle domande. Grazie Romina. Grazie. Passo ora a presentarvi la nostra ultima testimone privilegiata. Si chiama Filomena Avolio, è titolare di un'impresa che si occupa di consulenza in ambito web e social ed è anche socia di una startup innovativa che si occupa di intelligenza artificiale. Buongiorno Filomena. Buongiorno, buongiorno. Che responsabilità essere l'ultima dopo aver sentito tutte queste belle storie. È l'ultimo o è il privilegiato o è il penalizzato? Però direi che in questo ritmo molto incalzante di botta e risposta, dove sto accumulando un sacco di stimoli e spero anche chi ci ascolta possa avere veramente buon frutto, non credo per nulla che ci annoieremo anche con l'ultima testimonianza. Anzi, grazie Filomena del tempo che ci sta dedicando. Grazie a voi, e lo ritengo assolutamente un privilegio essere qui con i ragazzi, sono attività bellissime queste. Condivido. Filomena, parto con la prima domanda. Lei, parlando dei suoi genitori, che sono entrambi diventati insegnanti, ci dice: la mamma diceva, il nonno la voleva insegnante, ma lei voleva studiare medicina. Il papà, invece, il nonno lo voleva avvocato, ma diventò perito e insegnante. Filomena, quanto è necessario scegliere per se stessi e per le proprie inclinazioni, capacità e desideri? Beh, direi fondamentale anche per non vivere nella vita quel sentimento che si chiama rimpianto, no? E che si prova ogni qualvolta non siamo noi capaci e autori delle nostre scelte, perché nel bene e nel male la vita si vive anche seguendo le proprie aspirazioni e le proprie inclinazioni. Quando questo non succede, c'è sempre una parte di noi che si sente realizzato a metà. Io devo dire grazie, un infinito grazie ai miei genitori, che magari per me avevano immaginato una vita completamente diversa, no? Quando ho iniziato a dire che avrei voluto fare impresa, da due persone che hanno sempre lavorato come dipendente pubblico, il pensiero di un lavoro che fosse autonomo non era così tanto sostenuto, perché sapevano che sarebbe stata una strada complicata, ma avevano una figlia a cui le strade semplici non è che piacevano moltissimo.
E mi hanno supportata anche in tutte le mie decisioni, nelle mie inclinazioni e nelle mie passioni. Io nasco nel 77 in Calabria, inizio a muovere i primi passi nell'informatica nei primi anni del 2000, ma già da piccolina avevo una propensione verso quello che poteva essere annoverato tra le materie scientifiche, con una curiosità che andavano proprio dall'informatica al capire le meccaniche, il funzionamento delle cose, e in questo mi hanno assecondato e di questo sono grata. Quindi direi che sicuramente scegliere per se stessi, seguire le proprie inclinazioni, riconoscere le proprie capacità e seguire i propri desideri per l'autorealizzazione è fondamentale, forse imprescindibile, però ci vuole anche un ascolto attento di sé, un conoscersi profondamente, un individuare i propri punti di forza, i propri punti di debolezza, conoscere i propri limiti cercando di essere ogni giorno la versione migliore di sé, il che non vuol dire essere migliori in assoluto, no? Vuol dire anche accettare le giornate in cui il nostro meglio magari è anche meno del meglio della giornata precedente, però sappiamo di esserci spesi al meglio delle nostre possibilità. Quindi per me è fondamentale proprio riconoscersi e saper riconoscere il proprio valore. E saper riconoscere il proprio valore viene prima della percezione del valore che ci attribuiscono gli altri. Spero di aver risposto. E Filomena, non solo ha risposto, ma io ripercorro, come ho fatto per le precedenti testimonianze, una frase che colpisce: un ascolto attento di sé. È vero, alcune volte ci rispecchiamo in altri, nei desideri degli altri, nella vita degli altri, però un ascolto attento di sé è forse una delle strade, o la strada, per poter seguire un percorso naturale che ci porta poi a meta. Quindi grazie Filomena di questa memoria e di questo appunto che ci ha dato, di cui faremo buonissimo frutto. Prima dell'altra domanda vorrei solo aggiungere che è evidente anche da chi mi ha preceduto, no? Che tutto viene mosso da una grande passione, no? Il desiderio unito alla passione nel portare avanti quello che riteniamo di essere per noi importante. È questo che mi piacerebbe, insomma, che i ragazzi prendessero anche dai nostri interventi, quello di riconoscere le proprie passioni e di applicare quotidianamente in quello che gli si prospetterà nel fare le cose passione. Grazie. Passerei a fare un'ulteriore domanda a Filomena. Amore per la matematica, la logica e il metodo scientifico, il viaggio che ricorre nella sua vita e una classe di ragazze che seppur in gamba erano pochissime. Torniamo alla buona vecchia determinazione. Quanto sconfigge lo stereotipo la determinazione? Lo sconfigge, ma non è l'elemento per me determinante la determinazione. Sicuramente è importante, ma accanto alla determinazione delle donne deve esserci anche altro. Altro che non deve provenire dalle sole donne, perché sarebbe molto semplice se bastasse solo la determinazione femminile a abbattere giù gli stereotipi e far cambiare anche la percezione di alcune situazioni, no? Come potrebbero essere gli studi e gli approcci ai metodi, insomma, alle tecnologie, ai metodi scientifici. Quindi la determinazione sicuramente è importante, però per quanto questo poi è il mio pensiero, per abbattere gli stereotipi occorrerebbe lavorare su molti assi e soprattutto sul fattore culturale, e sulla cultura devono agire sinergicamente uomini e donne, perché il cambiamento passa da lì.
determinazione, riconoscimento del metodo, del merito, lavorare sulle competenze, fare in modo che ci possano essere realmente delle pari opportunità tra generi e intragenere. Nel mio caso specifico la determinazione è stata importante, importantissima. Mi ricordo che proprio nelle prime esperienze lavorative come apprendista dipendente, la prima volta che sono andata fuori dall'azienda per fare un servizio d'assistenza, chi mi conosce magari l'avrà sentito in altri interventi, giravo con in borsetta il cacciavite e il rossetto e mi indignavo forse anche per la giovane età quando magari andando a fare assistenza su hardware, dovendomi caricare il case per portarlo in sede, c'erano magari clienti dall'altra parte, uomini, che guardando la donna, il tecnico informatico, rimanevano un po' spiazzati e la prima cosa che facevano è: non si preoccupi, porto io giù il case perché è pesante. Io puntualmente dico no, faccio io. La soddisfazione maggiore è che poi quando serviva qualcosa chiamavano in azienda e chiedevano di parlare con la tecnico, tra virgolette, quella femmina. Quindi in qualche modo c'era stato il riconoscimento poi della competenza. Quindi sì, dobbiamo faticare un po'. All'epoca però erano i primi anni 2000, siamo nel 2021. Io personalmente di strada ne ho fatta, su alcune cose vedo che però c'è ancora molta strada da fare, non per me, ma in generale, per riconoscimento, insomma, del valore della competenza femminile al pari di quella maschile. Filomena, la ringrazio per due motivi. Innanzitutto per averci fatto anche fare un piccolo sorriso con questo aneddoto, ma poi per averci ricordato l'importanza delle pari opportunità e dell'equità di trattamento tra uomo e donna, un tema che peraltro mi sta molto a cuore. E le farei l'ultimissima domanda. Le parlo riferendomi a lei come imprenditrice, ma anche presidente del Movimento Donne Imprese di Confartigianato, ovvero la rappresentatività. Il successo è possibile per una donna e oggi l'abbiamo ampiamente dimostrato. Quali strumenti per far crescere il lavoro femminile in campo scientifico, secondo lei? Beh, il primo che mi viene in mente è la narrazione, cioè iniziare a narrare una storia diversa che per lungo tempo ha visto le donne raccontate meno dei colleghi uomini in ambito scientifico e tecnologico. E di questo si scopre solo recentemente, con un riconoscimento del valore, le donne che nella scienza hanno portato veramente contributi importanti e che in alcuni casi magari si dovevano firmare anche con pseudonimi maschili per vedere le proprie ricerche riconosciute. E magari era un fatto di opportunità, ma io trovo molto triste che ci siano state delle pagine di storia che hanno avuto quel tipo di narrazione, anche quel tipo di svolgimento, no? Insomma, del riconoscimento del lavoro. Incontri come questo, quindi ringrazio la Camera di Commercio, l'ITER, che hanno organizzato questo ciclo di incontri, per me sono strumenti utilissimi perché mostrano dei modelli che sono modelli vicini, perché abbiamo visto donne di questa regione e quindi avere dei modelli vicini vuol dire che è possibile. Altri strumenti che mi vengono in mente sono magari le attività che anche noi come Movimento Donne Impresa di Confartigianato nel corso degli anni abbiamo fatto, partendo per esempio da un'iniziativa che si chiama Girls Day, che è nata negli Stati Uniti d'America. Dedichiamo una giornata alle ragazze per far vivere l'esperienza in azienda e far vedere che è possibile anche fare impresa al femminile o trovare lavoro e occupazione. In merito alle pari opportunità, per esempio nella nostra regione ci siamo accorti fin da subito che non volevamo creare nella disparità un'ulteriore disparità. Per cui il Girls Day per noi è sempre stato un Girls and Boys Day, cioè con eventi e attività aperti a tutti, perché il cambiamento culturale appunto deve avvenire
se c'è reale, concreta collaborazione tra i generi e riconoscimento tra i generi. Si potrebbe incentivare ancora di più questo tipo di attività, favorendo la vicinanza del mondo della scuola con quello dell'impresa, favorendo un reale sistema duale. Io sono molto contenta dei percorsi fatti con alcuni istituti scolastici per quello che riguardava il vecchio alternanza scuola-lavoro, ma poi anche con l'università, con i tirocini, i percorsi che abbiamo fatto con la prima nostra studentessa nella nuova startup che è venuta a fare tirocino da noi, si è conclusa con un'assunzione e siamo molto contenti di averla qui in azienda. E ieri abbiamo fatto il colloquio con un'altra ragazza, sempre laureata, che si sta per laureare in informatica, che deve fare il suo tirocinio, quindi siamo molto ben contenti di accoglierla in azienda. È quello che Talissa prima, che è la nostra collaboratrice dipendente, che la ragazza che abbiamo conosciuto ieri, Alessandra, ci riferiscono, è che allo studio teorico di scuola superiore e di università manca comunque il calare nella pratica quelle che sono le nozioni apprese, anche per comprendere meglio quello che hanno studiato, no? Mettere le mani sul concreto. E quindi forse anche questo tipo di esperienza potrebbe essere maggiormente supportata e potrebbe essere utile anche per contaminare ancora di più il mondo femminile delle opportunità che anche l'impresa può dare. Attualmente nella startup siamo più donne che uomini, e questo insomma, da presidente del Movimento Donne Impresa posso solo rendermi contenta, orgogliosa. E quindi narrazione, gli strumenti come questi incontri, che sono di testimonianza e di stimolo, lavoro sinergico tra istituzioni, quindi istituti scolastici, imprese, ma sicuramente deve esserci anche un forte supporto da parte delle istituzioni. Vedremo adesso con tutto quello che arriverà grazie all'Europa su Next Generation EU, cosa porterà di positivo a questo, insomma, alla valorizzazione del femminile, all'empowerment, ma anche al lavoro femminile nelle materie STEM, e poi gli strumenti che sono propri a disposizione delle famiglie, perché fondamentalmente tutto inizia da lì e da lì poi si può insieme collaborare sinergicamente. Filomena, grazie per questo ultimo spaccato che ci ricorda che naturalmente non dobbiamo solo guardare all'Italia, ma anche a tutto quello che succede in Europa e al mondo, quindi avere un occhio a 360 gradi sulle più diverse esperienze e senza che sfugga nulla. Posso fare solo un appello agli insegnanti e uno agli studenti? Prego, visto che siamo con le scuole, allora intanto manifesto la disponibilità di Confartigianato del Movimento Donne Impresa a realizzare insieme progetti come possono essere Boys and Girls Days o altri che abbiamo, che vedono vicino il mondo della scuola e dell'impresa. Dall'altra parte l'appello agli insegnanti e ai tutor è quello di incoraggiarli, questi ragazzi, perché tante volte, e poi forse questo periodo che ci vede insomma a distanza, in una situazione particolare, no, di viti, di rapporti sociali, forse abbiamo anche in questo momento di incertezza bisogno di infondere nei ragazzi fiducia nel futuro e nelle loro capacità, perché sicuramente il futuro sarà un futuro migliore se riusciamo insieme a costruire le condizioni perché lo sia, e agli studenti di ascoltare i loro insegnanti, perché poi magari certe cose le capiranno meglio anche quando saranno un po' più cresciuti. Ho 44 anni, insomma, diciamo, sono stata studentessa di liceo anch'io, e magari alcune cose durante
quegli anni non mi erano chiare, mi sono state chiare nel seguito, quindi grazie a chi ha organizzato, grazie agli insegnanti e grazie agli studenti che hanno avuto la pazienza di sentirci. Infatti chiudevo ringraziando proprio insegnanti, studentesse e studenti che ci hanno ascoltato oggi in questo percorso che traccio con parole che mi sono rimaste nella testa, partendo da come abbiamo scoperto quanto è diversa la matematica dai numeri e da come ce l'aspettavamo, fino a quando abbiamo capito che anche sbagliare è importante e che leggere nei problemi dell'opportunità è fondamentale, non sentirsi mai fuori posto e la capacità di toccare con mano assieme allo studio quello che si fa. Quindi mi piace ricordare la parola duale che Filomena e anche assieme a Romina abbiamo trattato, dicendo che è importante associare il lavoro allo studio, l'ascolto attento a sé, a quelle che sono le inclinazioni, i punti di forza, la determinazione. Abbiamo messo tantissima carne al fuoco oggi e sono certa che le nostre studenti e i nostri studenti avranno già in mente la loro ricetta per il loro futuro, che sarà la loro personale ricetta. Io non posso far altro che ringraziare queste meravigliose quattro testimoni privilegiate che sono state coordinatrici, registe e protagoniste della loro vita, e auguro a tutte e a tutti di poterlo essere. E più che pensare alle donne al potere, mi piace pensare come auspicio alle donne al futuro. Quindi io vi ringrazio molto e ringrazio la Camera di Commercio di questa opportunità. È rimasto forse in coda qualche minuto per rispondere a delle eventuali domande. Una cosa è certa, che alle domande non risposte troveremo modo di rispondere magari via mail in un secondo momento. Quindi io ripasserei la parola, sempre ringraziando la Camera di Commercio. Eccomi. Domande in chat non ne vedo, per cui spero che qualcuno ora ci scriva qualcosa. Ne avrei una io di domanda, così un po' in generale alle quattro relatrici, ma così è un po' una constatazione. Cosa possiamo fare per incentivare le ragazze a intraprendere studi universitari in ambito tecnico e scientifico? Perché come genitore ho combattuto con mia figlia per spingerla verso questi percorsi e ci sono riuscita in parte, ma noto ancora che molte ragazze, e io sono una laureata in storia dell'arte, per cui parlo con cognizione di causa, intraprendono percorsi in ambito umanistico, che sappiamo purtroppo essere considerati deboli dal mondo del lavoro, anche se poi io devo dire che di debole non ho nulla, perché nella vita sono riuscita a scegliere più volte, a cambiare totalmente lavoro, anche con un percorso umanistico. Quindi non è un handicap, come molti ce lo vogliono far vedere, però diciamo che l'approccio al mondo ingegneristico, matematico, tecnico, ci facilita di questi tempi l'ingresso nel mondo del lavoro. Non so chi di voi voglia darmi così una risposta, uno spunto, un qualcosa da dire a queste ragazze. Diciamo che appunto questo è un altro stereotipo, non di genere, ma su le caratteristiche che ha proprio la materia, e le materie, diciamo così, STEM. E quindi diciamo che su questo dovrebbero intervenire appunto quelli che comunicano, quelli che mostrano cosa sono queste materie. Possono essere i genitori, ma dovrebbero essere soprattutto gli insegnanti a fare quello che la Costituzione dice loro che dovrebbero fare, cioè eliminare tutte le difficoltà che ci sono per le persone in generale, maschi e femmine, alla propria riuscita nell'ambito di cui loro si occupano. Quindi anche gli insegnanti di queste materie dovrebbero cercare di abbattere le difficoltà che magari le ragazze pensano di avere senza avere, per un condizionamento culturale di cui stiamo parlando adesso. E il genitore, se deve intervenire in un contesto in cui gli insegnanti, diciamo, remano contro questo loro mandato,
ha ovviamente grosse difficoltà, ma non è impossibile per un genitore essere anche convincente, cercando di, diciamo, motivare i ragazzi, facendo vedere appunto quali sono i loro punti di forza, come loro possono affrontare le difficoltà che a loro sembra di avere usando tutte le loro potenzialità, che possono essere la costanza, che nelle materie umanistiche è una caratteristica che bisogna avere per poter affrontare le materie umanistiche. Quindi se uno ha costanza per le materie umanistiche, può avere costanza anche per le materie scientifiche e cercare di individuare i propri punti di debolezza e magari anche chiedere aiuto per poterli affrontare agli insegnanti stessi o anche esternamente, purtroppo questo accade. Lascio la parola. Grazie, grazie dottoressa Mansutti dell'approfondimento. Vedo che domande non ci sono in chat, ma ci sono molti ringraziamenti, molti insegnanti appunto ci hanno scritto che ecco, ringraziano, molto interessante, brillante incontro, ci scrivono, ci dicono che appunto è stato un momento di valore e quindi diciamo, siamo come Camera di Commercio, siamo felici di aver portato queste quattro importanti testimonianze nelle scuole per dare appunto una visione diversa di quello che è così, il mondo del lavoro per le donne. Vediamo, Malignani ringrazia, alcune testimonianze notevoli, Stringer ringrazia, quindi insomma ci stanno come dire un po' salutando perché so che devono proseguire con la loro attività didattica. Ha dei ritmi serrati, per cui chiuderei qui l'incontro. Ringrazio Anna Cragnolini per aver tenuto, così come sempre, con grande stile e garbo l'incontro e le quattro nostre super relatrici che hanno messo in evidenza appunto le capacità femminili in ambiti che sono molto spesso ancora purtroppo di appannaggio maschile. Grazie a tutti le ragazze e i ragazzi che ci hanno seguito, grazie agli insegnanti. Vi ricordo che vi manderò a breve il link della registrazione, così potrete diffondere anche nelle altre classi che oggi non erano presenti la possibilità di assistere alla registrazione di questo importante incontro. Grazie, grazie a tutti voi e buona giornata.